Shun Gokuron. Trattato sull'instaurazione della verità per la protezione della terra di Nichiren Daishuni. Versione curata dal reverendo Nishin Tyson. Un giorno un viaggiatore si fermò a riposare presso un'abitazione. Parlando con il padrone di casa, si lamentò dicendo: carestie e pestilenze si diffondono ovunque e piagano ogni angolo dell'impero. Le carcasse degli animali sono ammassate lungo i bordi delle strade e numerosi cadaveri ostacolano il cammino. Più della metà degli abitanti del paese è già stata portata via dalla morte e in ogni famiglia c'è qualcuno che piange per i propri cari. Alcuni ripongono tutta la loro fede nella spada affilata del Buddha Amida e salmodiano il nome del Signore della Terra Pura d'Occidente. Altri credono che il Buddha Yakushi guarirà tutte le malattie e così recitano il Sutra che lo proclama Tathagata della regione orientale. Alcuni credono nelle parole del Sutra del Loto che affermano: il malato che ascolterà questo sutra verrà guarito dalla sua malattia. Non ci saranno più né vecchiaia né morte. Di conseguenza, onorano i mistici insegnamenti del Sutra del Loto. Altri, citando il brano, le sette difficoltà svaniscono e appaiono le sette benedizioni del Sutra del Re Benevolo. Conducono delle cerimonie nel corso delle quali un centinaio di predicatori espongono questo insegnamento in altrettanti luoghi diversi. I seguaci degli insegnamenti segreti della setta Shingon celebrano i loro riti colmando d'acqua a cinque giare. Altri si sono votati alla meditazione Zen, arrivando a percepire la vacuità di tutti i fenomeni in modo tanto chiaro quanto un comune mortale vede il bagliore della luna. Alcuni trascrivono i nomi dei sette spiriti guardiani e li incollano su un migliaio di porte. Altri dipingono le immagini dei cinque possenti bodhisattva e li affiggano a più di 10.000 soglie. Alcuni pregano i deva del cielo e della terra durante cerimonie che vengono officiate ai quattro angoli della capitale e ai quattro confini del paese. Tutti sono certi del fatto che i governi gestiscono le cose per il meglio. Nonostante gli sforzi fatti, gli uomini non fanno altro che consumare invano le loro energie. Fame e malattia imperversano persino più ferocemente di un tempo. Ovunque si vedono mendicanti e la morte è davanti ai nostri occhi ogni giorno. I cadaveri ammassati l'uno sull'altro.